cresce come cosa, ecco. Sì, diciamo di sì, perché volevo... tutto colori, tutto, sì, diciamo, dialoghi un po' improbabili. Fatto non come un film hollywoodiano con 200 milioni, fatto, ecco, con 200 lire. Ovviamente. No, beh, volevo, ecco, siccome adesso certe parti di quel telefilm sono diventate adesso delle specie di cult, tra cui quella delle fettine panate. Volevo dire una cosa che mi porto dentro da anni, ma perché le fettine panate e non le normalissime cotolette, che tra l'altro sono anche milanesi? Le fettine? Esattamente. Ah, sì. Le cotolette o le fettine? No, dico, perché si è scelto di dire le fettine panate, che sono una cosa fuori dal mondo. Fettine panate, ma forse esistevano delle, non c'era la Findus che faceva le fettine panate? Ah, quindi potrebbe essere. Perché loro, essendo ragazzi, giovani e belli, non sapevano cucinare, perché lei gli serviva sempre surgelati, penso. Perché poi fettina è più romano, no? Anche, la fettina, sì, tra le altre cose. Fettina panate, dimmi. Volevo proporre un'altra cosa, ma... un altro show che ricordo che era molto molto bello di quelli che hai doppiato tu era Pelle e Ossa, se non ah sì, era... l'ho fatto sia in cartone animato che in versione telefilm, che era tipo che si chiamava Zio Tibia, Zio Tibia, sì. o Pelle e Ossa a seconda, okay. Sì, cercavo di essere, appunto, Barbossa c'era carne addosso, ma era come fosse uno scheletro, quello era uno scheletro vero. Cercavo di fare la voce tutta. A questo punto, no. Lo scheletro, se deve sentire il rumore delle ossa che schioccano. Ho saputo che pure di Zio Tibia devono rifare una sorta di remake, da quello che so. Ma di telefilm o cartone? Proprio telefilm. Ah, io spero che si ricordi, perché ormai alle ossa ci sono quasi. Per cui sarei adatto. Ok. Vabbè. E allora arriviamo un attimo. Oh, il mio grande amico Flavio! Grande entertainer, grande uomo di spettacolo. Allora, domanda. Sì. Che effetto ti fa vedere una persona che parla con la tua voce? Una volta finito il doppiaggio, una volta fatto tutto quello che devi fare, andare a vedere quello che poi hai realizzato e vedere una persona che parla comunque con la tua voce. Cioè? No, non l'ho capito, scusa. Tu vedi, doppi qualcosa. Sì. Vedi Barbossa. Sì. Vedi il film e Barbossa sei tu. Parla con la tua. Quando vedere e risentire. Vedere il volto di un altro con la tua voce. Che effetto. Dunque, quello è l'effetto che ho anche in sala, anche se non vado a vederlo poi. Cioè, quell'effetto lì. E poi quelle cose lì ho imparato, le ho superate. Nel senso che quando uno si sente registrato o si vede ripreso in fotografia che non si riconosce mai, dice ma io non sono così, la mia voce non è questa, eccetera, eccetera. Io quella cosa l'ho superata, nel senso che il mezzo lo conosco e so come vengo fuori, nel bene e nel male. E per quanto riguarda il primo Barbossa, sì, esatto, siccome ho sempre fatto, appunto, cartoni con le cose molto fuori, quando ho dovuto trovare maggiori sfumature, verità del personaggio, essendo il primo film importante che doppiavo, non sapevo bene cosa veniva il risultato. No. Sono andato a sentirmi in un bel cinema con uno schermo fantastico, con un sonoro eccezionale, e ho potuto apprezzarmi, perché poi ho potuto apprezzarmi nel senso che, se dicevo un bel film doppiato bene, effettivamente non per me, ma in generale l'ha fatto bene, cioè non è che mentivo più di tanto. Sono stato contento del lavoro fatto, di come sono stato tecnicamente trattato, perché poi molto dipende anche da come viene registrato, dal fonico. Io, per esempio, ho fatto 20 anni e passa di trasmissioni ciao ciao bim bum bam, no? Tu, per quanto sia voce caratterizzata, ci metti sempre, cerchi di metterci, dimmi. La regia mi sta dicendo. Ah, certo. Vado? Alessandro è un maleducatore, quindi... Si sente? Oh. No, ero io che ero sotto la centralina. Ci sono sfumature nella voce, no? Le intonazioni, le intenzioni, quello che vuoi. Quando a Canale 5, ovviamente, soprattutto nel periodo florido, c'erano macchinari della Madonna che potevano andarci sulla luna con le cose, ma il fonico standard, quello stipendiato, se ne sbatte i coglioni, lui fa on off e poi si legge il giornale, mangia la cieca, tutto quello che gli fa. E lui mette lo standard, mette il limitatore, il coso, abbassa tutto, però a me mi tagliava via tutto. Quando ti taglia le frequenze sopra e sotto, è come se ti tagliasse pezzi di te.
e io litigavo continuamente con queste cose qua. Quando invece trovi un fonico bravo che ti mette bene in evidenza il lavoro fatto, se fai le cose male, perché adesso per esempio anche quelli che cantano male nei dischi sembra che cantino bene perché sono suonati come campane e gliela raddrizzano. È il Photoshop delle voci. Esatto, esatto, quello è terribile. Signori, ma un applauso a Pietro Ubaldi. Grazie a Pietro Ubaldi. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie per, quello, per le risposte che ci hai dato e grazie per i 30 anni di voci che ci hai regalato. Grazie a voi, grazie. Io mi diverto ancora adesso perché la mia vita dura di più. Signori, Pietro Ubaldi. Grazie. E agli occhi dei molti rimane impresso il personaggio e non la voce. Il fatto di nascondermi il personaggio è una cosa buona per lo spettacolo dal punto di vista, perché io sono vanitoso e se mi riconoscono e mi dicono che sono bravo e bello, no, ma bravo almeno, sono contento. Però le soddisfazioni sono tante e devo dire che negli ultimi tempi che vado in giro per festival e incontro le persone, per cui i fruitori di tutto il nostro lavoro, sono ancora più contento perché mi dicono delle cose belle e io sono felice, mi gongolo. Grazie, congratulazioni ancora. Grazie a voi.